15 agosto. Sia benedetto il Signore. Giorno per giorno porta per noi il nostro peso, il Dio della nostra salvezza. Salmo 68:19. Gratitudine verso Dio. Si racconta di un dodicenne che non aveva mai detto una parola in vita sua. Come risultato, i suoi genitori erano convinti che non potesse parlare. Un giorno sua madre mise un piatto di zuppa davanti a lui e il bambino ne prese un cucchiaio. Subito spostò il piatto e disse: «Ha un sapore terribile, non ho intenzione di mangiarla». La sua famiglia rimase sbalordita. Il padre gli chiese: «Perché non ci hai mai parlato prima d'ora?» Il ragazzo rispose: «Perché fino ad ora andava tutto bene. La maggior parte delle volte in cui molti di noi parliamo è per lamentarci, qualcuno dirà, ma non ho nulla per cui essere grato. Certamente tutti noi attraversiamo prove e giornate difficili, ma non dobbiamo per questo lamentarci con Dio e non sminuire le sue benedizioni dicendo che non hai nulla per cui essere grati. È il momento di parlare a te stesso, come fece il salmista Davide. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Salmo 103:2. La gratitudine del credente è proporzionata a come vive il suo rapporto di fiducia nel Signore.